Ah, proprio trovata. Sono nato alla Morra tanti anni fa. La prima vite che taglio quest'anno diciamo di gennaio, sarebbero 67 vendemmie. Qui ha grandinato più secco. Il Barolo è bello perché non è mai preciso. Tutta l'annata cambia, tutti i produttori cambiano. Il Barolo di La Morra si distingue per la finezza, eleganza, profumi. Poi io faccio un vino lì ad agricola, come dico. La mia attrezzatura sono tre pompe, ho finito lì. E qua la vendemmia si fa manuale perché bisogna scegliere proprio all'interno di tutti i grappoli, tutto quello che non è buono viene tolto, viene selezionato già qua durante la vendemmia. E poi bisogna guardare i vinaccioli, i semini dell'uva da dove poi creerà un'altra pianta anche. Se sono legnosi, che sono maturi, come questi, sono buoni. Se invece sono verdi è perché l'uva non è ancora matura. Questi sono perfetti. Il vino è tutto uguale ma da vigne diverse. E la vigna è come le donne, tu dalla medesima donna non puoi avere i medesimi figli. La medesima vigna non può fare il medesimo vino perché racchiude un anno. Il sole, l'aria, il vento, la pioggia. Ha un'immagine di mosaico che poi fa il prodotto eccellente, buono, medio, quando va sotto una qualità, fare il Barolo è un delitto. Nice to meet you, piacere. Il Barolo è un vino meraviglioso per tutti. Oggi non è che ci sia una differenza tra uomo e donna nella percezione. Sia agli uomini che alle donne piacciono le cose buone. Lo sguardo femminile sicuramente parte da una prospettiva leggermente diversa e quindi è sicuramente molto importante.
Le donne hanno una sensibilità e un amore per l'eleganza, per i profumi, per la finezza che si vede nel risultato finale. Il nebbiolo può dare sia un vino nebbiolo oppure in particolari piccolissime zone molto rinomate c'è questo cambio di nome, quindi il nebbiolo dà qualcosa in più che il nebbiolo vino, ma dà il Barolo. Questo cambio di nome è essenziale per legare il territorio al vitigno. Senz'altro i descrittori migliori del Barolo, quando è giovane, sono legati alla frutta e al floreale. Invecchiando ulteriormente, questi profumi si trasformano in qualcosa di più complesso, di più volatile, di più etereo, che sono soprattutto le speziature, la noce moscata, la cannella, di garofano. Ci possono essere ancora altri sentori di fungo, di tartufo addirittura, sentori più particolari come il tabacco. Vanno bene. Io ho vissuto l'epoca, diciamo, un po' della rinascita del Barolo negli anni 80, quando si partiva con le 3, 4, 5, 6 bottiglie di vino nella borsa e si saliva sull'aereo, si andava a Londra o a New York a vendere i nostri vini. E vendendo il vino però assaggiavamo anche gli altri vini, quindi il confronto con altri vitigni che non conoscevamo se non di nome. Uno dei momenti più belli di un vignaiolo è l'incontro con altri vignaioli, quando ci si aprono le bottiglie, quando le si assaggiano assieme, quando le si commentano assieme. Qua c'è stata una storia bella di uomini che hanno creduto nel territorio, che hanno creduto nelle piante, che hanno creduto nell'ambiente e l'hanno curato. E la bellezza delle nostre colline è nient'altro che un riflesso dell'amore dei contadini locali verso questa madre terra. Una bella sintesi, quasi una simbiosi tra uomo e terreno. Questa è la Langa. Possiamo passare di qua, diamo la freccia. Cioè, questa era la vecchia strada. Era, come si dice, era l'asfaltare, non la ricordo, la facevamo col bue. Adesso questa qua è la mia via, e il Barolo era già famoso nell'Ottocento, quando non si chiamava Barolo. Lo iscrivevano come nebbiolo vecchio o stravecchio, di prima qualità, amaro. Che il termine è bellissimo. Questo per differenziarlo dai tanti nebbioli che venivano fatti in Piemonte. A me piace il Barolo interlocutorio, ecco, che ponga l'utente in una situazione di ricerca. Sì, io vorrei che il Barolo non fosse addomesticato, che non fosse costruito perché piaccia.
dovrebbe essere talmente poco nel mondo che è per tutto il mondo, che a chi piace, piace, chi non piace, beva altro. Nei giorni che via vai un po' in crisi, un po' triste, me ne vado a sedermi mezz'ora nel mio grande amore che sarebbe la vigna Rocchette, là c'è una quercia, mi siedo un po' là, guardo tutta questa bella langa con queste vigne, e mezz'oretta e vengo a casa, sono già un'altra persona e mi metto di nuovo una voglia. Io ho dedicato una vita e sicuramente nascessi anche 10 volte farei di nuovo questo lavoro qua. Abbiamo finito.